Eccoci ancora per ritornare sul concetto delle matrici che abbiamo lasciato precedentemente. Matrici o in inglese meshes o matrices, cosa significa esattamente? Significa che oggigiorno, grazie all'evoluzione delle tecniche, come ho detto, della ricerca e dei materiali, si riesce a disidratare e togliere tutte le cellule da un derma di altra natura. Tendenzialmente si usano quelli di derivazione animale perché in Europa non possiamo utilizzare il derma di derivazione umana e diversi sono gli animali che vengono utilizzati. È un processo molto specifico, sono andato in una di queste company a vedere come vengono fatti e devo dire che è scientificamente molto accurata la metodica. Questo cosa vuol dire? Che abbiamo a disposizione un derma per aumentare lo spessore del derma naturale che la paziente ha. Questo nel giro di un mese o due si integra perfettamente e allora si capisce che in alcuni tipi di ricostruzioni, quando si fa una ricostruzione immediata, che vogliamo mettere una protesi e si fa un intervento simile a quello di chirurgia estetica nella mastoplastica additiva, cioè la tecnica dual plane, che il muscolo viene tagliato per consentire alla protesi di occupare bene il polo inferiore, ricopre il muscolo tutta la parte superiore, ma la parte inferiore sarebbe a contatto della pelle. Allora si usa questa matrice che fa un po' come da reggiseno interno, che aumenta lo spessore e protegge la protesi. E per cui abbiamo una ricostruzione immediata con un risultato simile a, dal punto di vista soprattutto tecnico, io parlo chirurgico, a una mastoplastica additiva. Per cui queste matrici sono molto importanti per questo ed oggi, dopo alcuni anni di ricerca, vengono utilizzate addirittura per ricoprire l'impianto e poterle mettere sopra il pettorale per diminuire i disagi delle pazienti. A presto!